Sette pari per Padova, la storia di altissimo, di massimo equilibrio continua. Sì, siamo due squadre che si conoscono tanto, che stanno facendo un buon campionato tutte e due, e quindi la partita è uscita equilibrata, loro un po' meglio all'inizio, forse noi un po' meglio gli ultimi due tempi, però se devo essere sincero non mi è piaciuta la partita in generale. Neanche a noi tantissimo. Non mi è piaciuto la troppa tensione che c'era e non mi è piaciuto il nostro atteggiamento, il nostro gioco per niente. In tutti e quattro i tempi, le ragazze ci hanno messo tutto quello che avevano come cuore, intensità, voglia di fare il risultato, però sinceramente mi assumo io le responsabilità perché evidentemente non ho caricato dovere. Ho messo l'attenzione giusta su questa partita perché abbiamo giocato molto male secondo me e forse non sono riuscito a farglielo capire giovedì e venerdì, quindi responsabilità mia, le ragazze sono state brave a comunque a strappare un punto e a sicuramente energie non le portiamo a casa, nel senso abbiamo dato tutto e adesso cancelliamo e pensiamo alla Coppa. Io dico che tu stai allenando 13 ragazze e non 13 robot. Sì. Però in questi momenti qua forse più che fisicamente è importante che riesco a dare le motivazioni giuste ogni tre giorni e forse questa volta non ce l'ho fatta perché anche io devo crescere, quindi cercherò di far meglio sicuramente per la partita di Coppa. Ecco, hai parlato di tensione, ma chi mi è sembrato veramente sull'orlo di una crisi di nervi è stato Padova piuttosto che Imperia. Ma non lo so, ero così attento a vedere le mie situazioni. Le ho viste noi. Sì, non ho visto loro. Loro sicuramente ci tenevano, stavano facendo un grande campionato e con oggi tenevano la seconda posizione, ho un sacco di vantaggi, però poi l'abbiamo eliminata in Coppa, quindi sicuramente il dente avvelenato lo avevano. Noi forse su quello siamo più tranquilli, anche se siamo gli unici ancora che non si sono qualificati per i playoff matematicamente, quindi noi ci teniamo tanto quanto loro. Ma bisogna essere più bravi perché ma non tanto a gestire il 7-6 finale, non andare 6-4 sotto in casa nostra. Non abbiamo fatto secondo me una buona partita, poi con Marco aggiusteremo tutto. Oggi non ci siamo piaciuti, proprio abbiamo giocato male. Rispetto a mercoledì che c'eravamo di intensità, sì, concentrazione, sì. Oggi mi dispiace ma non abbiamo giocato per niente bene, loro non hanno costruito nulla e noi in attacco non attaccavamo, non ci facevamo vedere. La smetto? No, va bene, io credo che comunque sia, cioè allora se vogliamo dirla così vediamo il bicchiere mezzo vuoto, anzi mezzo pieno, perché se il Padova ha giocato i suoi livelli e Imperia non ha giocato assolutamente i suoi livelli vuol dire che Imperia ha pareggiato, stava per vincere e quindi... Sicuramente, però questa partita è molto importante, sì. Ci giocavamo l'entrata alle playoff che per noi, che siamo una squadra che non ha vinto ancora nulla, non ha fatto niente assolutamente, dobbiamo tirare fuori le cosiddette e giocare sempre al massimo senza risparmiarsi mai perché non ce lo possiamo permettere. Ecco, voi vi dovete anche ricordare una cosa, che Prorecco sino adesso ha vinto tutte le partite tranne una. Cioè non è un caso, anche perché al ritorno in casa loro, se non era per quei 6 rigori magari non perdevate nemmeno lì. Sì, nulla toglie che dobbiamo giocare sempre al massimo, sempre, soprattutto in casa nostra, sempre, ovunque al massimo, perché ripeto, non abbiamo vinto assolutamente niente, certo. Non ci possiamo permettere di fare queste partite a basso ritmo senza attaccare la porta, impaurite, no. Una battuta al volo con una new entry nella formazione di A1, si chiama Sofia Lengueglia, per il resto diccelo tu, chi sei, quanti anni hai e che cosa hai provato oggi? Ho 17 anni, è come sempre una grande esperienza giocare a pallanuoto qualsiasi categoria, ovviamente in prima squadra si provano brividi, anche panchina, non panchina, tribuna, far parte di questo gruppo è una gran bella cosa. Prima o poi entrerai anche in acqua? Si spera, lavoro per quello.